Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere, anziché il mio viso, in primo piano ci sono questi cannelloni ricotta e spinaci, perché oggi avevo voglia di mangiare questo piatto, quindi sono andata a realizzarlo e ne ho approfittato per fare il tutorial e condividere con voi qual è la mia ricetta dei cannelloni ricotta e spinaci. Andiamo subito a vedere gli ingredienti e come si realizza. La prima cosa da fare è far passare gli spinaci in padella. Io utilizzerò gli spinaci, quelli congelati già tagliati in cubetti, per praticità, perché questa mattina ho poco tempo, però se avete più tempo vi consiglio di prendere quelli freschi perché sicuramente è tutto più buono. Li facciamo cuocere un pochino in padella a fuoco medio. Magari aggiungete un pochino d'acqua, ma non troppa, in modo che non vengano poi troppo anacquati, e li fate passare un pochino, diciamo per un quarto d'ora più o meno. E poi dopodiché andremo a fare l'impasto, a riempire i cannelloni e unirli con la ricotta. Ok, è passato circa un quarto d'ora da quando li ho messi a cuocere, adesso li lasciamo raffreddare e poi vi faccio vedere come procedere. Adesso che gli spinaci si sono raffreddati, andiamo a tritarli in modo da renderli molto fini una volta che verranno uniti alla ricotta. Io utilizzo un tritatutto, che è questo che vedete qua, quindi vado semplicemente ad inserire le foglie degli spinaci all'interno e a tritare. Inserisco. Io sto utilizzando come quantità degli ingredienti delle porzioni molto basse perché sto facendo la ricetta soltanto per due persone e utilizzerò un tegame piccolo. Ovviamente, se voi volete farne di più, utilizzerete ovviamente più quantità. Quindi andiamo a tritare. Dovete ottenere una consistenza così, cioè deve essere molto molto fine, deve essere una crema, perché in questo modo eviterete di andare a inserire nel vostro impasto tutti quei filini antipatici degli spinaci che io proprio non sopporto, quindi io lo rendo molto cremoso. Adesso andiamo ad unire tutto alla ricotta. Ovviamente poi quando andate ad unire la ricotta dovete andare a mescolare tutto insieme in modo da formare una crema abbastanza omogenea. A questo punto mescolate bene spinaci e ricotta in modo da ottenere una crema così. Continuate a mescolare bene, rendetela omogenea, poi vi faccio vedere come procedere. Adesso che avete mescolato ricotta e spinaci avete due possibilità. O lasciate tutto così e andate a farcire i cannelloni, semplicemente tenendo il ripieno in questo modo, oppure andate ad aggiungere all'impasto un pochino di besciamella. Io andrò ad aggiungere un pochino di besciamella, ma non troppa, diciamo 2 o 3 cucchiai, non di più. Quindi andiamo a mettere il primo cucchiaio di besciamella, il secondo cucchiaio e il terzo cucchiaio. Perché credo che in questo modo l'impasto venga ancora più morbido e ancora più buono, poi è più gustoso. Quindi vado comunque a mescolare questo alla besciamella. Una volta che avremo fatto questo, andremo a riempire i cannelloni e a metterli poi a cuocere. Adesso vi faccio vedere il procedimento, ma vedrete che è veramente molto molto semplice. Adesso noi dobbiamo andare a mettere tutti i nostri cannelloni all'interno del tegame, ma come voi potete notare, io sto utilizzando i cannelloni già pronti, quindi non sono delle stese, diciamo, di pasta che io posso poi arrotolare. Essendo già fatto così, ovviamente il pericolo è che quando io vado ad inserire il ripieno poi fuoriesca dall'altra parte. Allora vi faccio vedere qual è, diciamo, la strategia che utilizzo io per evitare questo inconveniente. Io intanto metto il ripieno all'interno di una sacca poche. Vado a tagliare poi ovviamente la punta della sacca poche.
A questo punto, per evitare che fuoriesca tutto, io faccio in questo modo. Metto il cannellone, lo appoggio in questo modo, non so se riuscite a vederlo, lo appoggio proprio così, in modo che se anche fuoriesce rimane poi già all'interno del tegame e quindi poi posso semplicemente adagiare il cannellone in questo modo e ripieno, comunque non me lo ritrovo cosparso da tutte le parti. Vi faccio vedere. Io metto la sac à poche all'interno del cannellone, così. Poi vado a riempirlo, quindi vado a riempire il cannellone. E una volta riempito, vedete, lo adagio semplicemente sul tegame e faccio, ripeto, questa operazione per tutti gli altri. Adesso che i cannelloni sono stati riempiti tutti quanti, vado a mettere sopra un pochino di besciamella. Mi aiuto con un cucchiaio per spargerla su tutta la superficie. Adesso quello che vado a fare è mettere il latte. Un pochino, diciamo un bicchiere o mezzo bicchiere a seconda di quello che voi preferite, perché essendo dei cannelloni secchi, il rischio è quello che poi rimangano un pochino duri nella cottura. E quindi per fare in modo che la pasta si ammorbidisca in cottura, io vado ad aggiungere del latte. Quindi metto del latte sulla superficie in modo che cuociano praticamente nel latte, così. Diciamo, io vado a occhio, però vi posso dire che più o meno è un bicchiere di latte. E vado a mettere ancora un po' di besciamella per renderlo, diciamo, più omogeneo proprio dal punto di vista poi estetico, anche per fare una cosa un po' più carina. Vado a concentrarmi un pochino più sui bordi e poi andiamo verso il centro. Poi metto una spolverata di parmigiano e poi possiamo infornare. Vado a distribuire la besciamella in modo che rimanga tutto molto più omogeneo, così. Ok, a questo punto vado ad aggiungere un pochino di parmigiano. Quando poi avremo aggiunto il parmigiano, andiamo a cuocere alla massima temperatura per circa 40 minuti o 45, questo dipende dal vostro forno. Vado a mettere un po' di parmigiano sulla superficie. Ecco, questo è l'aspetto che hanno prima della cottura. Adesso li andiamo ad infornare e poi ci vediamo dopo per il risultato. Questo è il risultato dei cannelloni ricotta e spinaci. Vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro buon appetito!